at all foods, nature comes first. Notiziario internazionale di N54. Sono Gillian Jordan. Gli scienziati della Biodyne Systems hanno annunciato una svolta nella lotta contro la sclerosi multipla. La patologia è una delle poche che non può essere curata sostituendo i tessuti infetti con impianti tecnologici. Gli esperti della Biodyne hanno creato dei naniti che, una volta iniettati nel midollo spinale, ripareranno ininterrottamente i tessuti neurali. Il costo di questo trattamento terapeutico. Soia Silva Cistano! Un'esplosione di gusto! Spacchiamo qualche testa e trasciniamo i cadaveri dentro. Te l'ho detto, amico. Alla come butta? Conta solo la ricerca. Entra pure. Aspetto di godi. Il distintivo qui non vale niente. Ti serve qualcosa? No. In tutto questo cazzo di casino mi ci hai messo tu. Lo sai. Ho perso tutto per colpa tua. Lo ripeto ancora una volta. Impara a risolvere i tuoi problemi. Rimedia in cosa? Vaffanculo! Non ti fidare di nessuno. Rogue, vorrei parlare. Tutto ok. Non qui? Non. Chi sei? Mi chiamo V. E che cos'è che vuoi? Tutti questi anni. È davvero lei? Quella bastarda di Rogue stravaccata su un divanetto all'Afterlife. Non prenderla per il culo. Se ne accorgerebbe subito. Dille la verità. Ho bisogno dei tuoi servizi. Sto cercando un tizio. Ah, sì? Anders Hellman. Ingegnere. Lavorava per la Rasaka. Un secondo. Anders Hellman. Cercalo, per favore. Grazie. Aspetta a ringraziarti. Primo, il mio aiuto ha un prezzo. Secondo e terzo, Dexter The Show, Jackie Wells, T-Buck. Il tuo nome non mi è nuovo. E ti lascio alle spalle una bella scia di cadaveri. È solo sfortuna. Ecco la stronza che conosco. Chiedile della Rasaka Tower. Di quando mi hanno sparato davanti a lei. Sapevano cosa rischiavano. Cose del genere succedono a chiunque, anche ai migliori, anche a te, Rogue. Alla Rasaka Tower, ti ricordi? Chi è che avevi perso? Johnny qualcosa? Ah, ti sei preparata, ovviamente. Ma come dico sempre, bando ai sentimenti. Parliamo di lavoro, ti serve il mio aiuto, quindi tira fuori gli Eddie. Visto? Dovrebbero bastare. Torna domani, ne riparleremo. Che
Sono qui per Rogue. Mi aspetta. Ehi, Rogue, rieccomi. Che mi dici di Emma? Due, grazie. Falle spazio. Siediti. L'hai trovato, spero. Non la vedo spesso, una simile determinazione. Deve proprio servirti questo tipo. Questione di vita o di morte. Anche questa non la sentivo da un po'. Lascia la bottiglia. Su, serviti. Alla salute. Alla tua, ragazza. Ne avrai bisogno. Grazie, Nix. Regina dell'Afterlife. Chi l'avrebbe mai detto? Ho uno shard per te, informazione. Una roba interessante. Vediamo cos'hai. Il tuo Helmel non è sul libro paga di nessuno, non ufficialmente. Ma il suo nome è in qualche file top secret della CNT. È una sussidiaria della Kang Tao, cinese. La Kang Tao la usa come copertura da anni, per le sue operazioni più sensibili. Tutto chiaro? Puoi rintracciarlo? Rintracciarlo dovrebbe essere facile. Mettere le mani su di lui, quella è un'altra storia. Mappa decriptata dei prossimi convogli della Kang Tao. Pensi che Helmel sia in uno di quelli? Come scopriamo quale? Guarda un po' i dati di questo. Un solo AV, niente supporto a terra, nessun documento di trasporto. Strano. Certo, non sarebbe la prima volta che la Kang Tao trasporta roba non dichiarata. Ma guarda i dati di carico dell'AV. Già approvati dal sistema. Troppo leggero. Non c'è niente morto. Ah. Ma c'è una lista dei passeggeri. Squadra di sicurezza della Kang Tao, più un VIP. Trasferimento da C&D. Il nostro uomo. Questa era la buona notizia. Eccolo lì. Qual è quella cattiva? Quella cattiva è il luogo d'estrazione. Guarda, questo è lo spazio aereo di Night City. Tutto questo. Impossibile dirottare la V senza che la polizia se ne accorga. E qui saremo troppo vicini alla Kang Tao. Guardiamo la V un attimo di troppo e ci sguinzagliano addosso i loro uomini. Ma qui... Jackson Plains. Stretto corridoio appena fuori città e fuori dalla portata della Kang Tao. Ottimo lavoro. Terra di nessuno. Li colpiamo lì. Ti servirà qualcuno della zona, qualcuno che organizzi l'operazione e che procuri l'attrezzatura. Anche solo tracciare quella V sarà un casino. Conosco il tipo di mezzo. Ho visto i modelli precedenti durante la guerra. Sono dei bestioni, ma sono veloci. E poi hanno difese di ultima generazione. I proiettili non gli fanno niente, nemmeno quelli grossi. Sono praticamente inutili. Non è questione di potenza di fuoco. I modi ci sono. E anche chi li sa mettere in pratica. O almeno chi sa improvvisare. Quindi un nativo. Conosci i mercenari di campagna? Soltanto uno. Panam Palmer. Ha perso l'appoggio del suo clan. Ma è una vera nomade. Conosce bene. E ti aiuterà. Non ha scelta. Non ha scelta. Non mi sembra allettante. Né per lei né per me. Le cose allettanti hanno un prezzo che non ti puoi permettere. Quello che non posso permettermi è di farmi sfuggire Emma. L'operazione è tua. Decidi tu. Ho un brutto presentimento, Vi. Mi pare strano. I nomadi si tengono a distanza dalla gente di città. Dipende dal clan, dai contatti che hanno. E da quanto sono nella merda. Ma hai ragione. Gli Aldecaldo fanno raramente affari con la città. Panam la pensa diversamente? Sì, su tutto, a quanto pare. Se il suo clan l'ha cacciata, sarà inaffidabile. Scusa, non intendo pagarti per un aiuto del genere. A dire il vero, se n'è andata lei. Ha blaterato del futuro della famiglia, gli ideali da nomade, bla bla bla. A un certo punto ho smesso di ascoltare. Non ti interessa sapere con chi hai a che fare?
So abbastanza. E poi quando uno comincia a parlare di ideali, probabilmente c'è sotto qualcos'altro. Di solito il potere. Per fortuna non sono affari miei né tuoi. Paname è in gamba e ti aiuterà. È tutto quello che ti serve sapere. Perché Panam dovrebbe aiutarmi? Sento puzza di fregatura. A volte Panam muove della merce per me. Il suo ultimo lavoro non è andato molto bene. Ha avuto problemi? Ha fallito alla grande, in realtà. Ha perso la merce e il suo mezzo. Panam farà di tutto per riprendersi. È una questione di orgoglio, la conosco. Ok, forse posso aiutarla. Ma se non sappiamo nemmeno dove cercare... Lo sappiamo. Lo so io. Ok, dimmi cosa sai. Rocky Ridge, una città fantasma appena fuori Night City. Panam sa dov'è. Andate lì e recuperate la merce. E anche il mezzo. Ma prima ovviamente la chiamerai. Ti mando i suoi dettagli. Era ora, cazzo. Diamoci tutto una mossa. Chiaro. Grazie. Buona fortuna. C'è! Resisti ancora un po', Chum! Il bisturi sta arrivando! Cazzo! Che sfida di merda! Perché non andiamo in ospedale? No, non ce la faccio! Oh, cazzo! Di qua, Brantar! Qualsiasi cosa! Che significa che non vieni? Vieni come? Ehi, Panam! Rogue mi ha dato il tuo numero. Cazzo. Mi chiamo V. Ottimo. Ma hai intenzione di incularmi stavolta la vacca sacra? Senti, non me ne può fregare di meno dei problemi tra te e Rogue. Ho un lavoro per te. Bene, ma al momento sono troppo impegnata. A riprenderti la roba e la tua auto, giusto? Posso aiutarti? Lo scalo merci di Bonita Street, al confine della città. Vediamoci lì. A presto. Impianto di smaltimento rifiuti? Un centro Encart abbandonato? Nella zona sud di Japantown c'è un mercato rionale. E su una passerella pedonale sopra la strada principale. Usa gli ascensori, è facile perdersi. Io sto già andando. Non farmi aspettare.
Ehi, Panam. Così tu sei V. La mia auto? Accetta di aiutarmi e lo scoprirai. Col cazzo! Non mi faccio prendere per il culo da te. Dimmi dov'è la mia macchina. Ehi, su. Ti dai una calmata? Non dirmi che devo fare. Ok. So dove trovare la merce e la tua auto. Ma se ci vai da sola, non le riavrai. E potresti perdere anche qualcos'altro. Quindi escogitiamo un piano. Che cosa vuoi? Devo intercettare un trasporto della Kang Tao. Voglio sapere se posso contare su di te. Ma che cazzo ti passa per la testa? Riguardo a te o al lavoro? La V della Kang Tao dovrebbe passare sopra Jackson Plains. Pare che sia un bene. Sì, ne dubito. A bordo ci sarà un tizio. Devo parlargli. Cazzo. In cambio, ti do informazioni sulla tua roba e ti aiuto a recuperarla. Ci stai? Non so, io... Merda! Ok, va bene. Ma se vuoi il mio aiuto, prima dobbiamo riprendere la mia Thornton. Allora, dov'è? So di un incontro a Rocky Ridge. Dovresti sapere dov'è. La macchina è lì e la merce pure. Nash, figlio di puttana. Io ti strangolo. Rocky Ridge. Andiamo. Aspetta, devo rifletterci un po' su. Cazzo, sì. Ci servirà una mano. Dobbiamo fare una breve tappa prima. Mi vuoi dire dove? Dammi un secondo. Devo chiamare il cliente e convincerlo a dare buca al bastardo. Vuole tagliare fuori Rogue dallo scambio. Ha fegato la ragazza. O è più idiota di quanto sembra. Boss, ehi. Nash ti porterà la merce a Rocky Ridge. Il fatto è che il figlio di puttana mi ha fregato. Boss, ci penso io. Ti chiedo solo di darmi una possibilità. E dai, boss. Quante consegne ho fatto per voi? E quante volte ho fallito? Hai la mia parola. Di sera? Ok, no, non annullare lo scambio. Tu non presentarmi. Penso io a te. Che cos'è? Ho bisogno di chiedere. Certo che sì. Grazie, boss. Non te ne pentirai. Ok, ho guadagnato un po' di tempo. Hai dato al tipo la tua parola e lui si è fidato? Ti stupisce? Si chiama avere una reputazione. Dovresti fartene una anche tu. Quindi? Ora dove andiamo? All'accampamento degli Aldecaldo. Devo vedere gente del vecchio clan. Non sembri molto felice. Non sono affari tuoi. Ho ancora degli amici lì. Sai, una volta anch'io stavo con i nomadi. Davvero? Non l'avrei mai detto. Sì, il clan dei Bucker, tempo fa. Tra noi non ha funzionato e sono finita a Night City. Così abbiamo qualcosa in comune, in fondo. Bene, andiamo. Sali. Dove hai preso l'auto? Dal vialetto di una villa di rancio? Sì, esattamente. È un problema? Per me? No, per niente. I gusti sono gusti. Vaffanculo! Come ci sei finita in questa merda? Mi piaceva il colore. Il deodorante e il seggiolino erano in omaggio. Sai che non parlo dell'auto. Che cazzo vuoi che ti dica? Che non voglio farla passare liscia al mio socio per avermi derubato? Che la mia fixer mi ha fatto fare la figura dell'imbecille? E tu? A che cazzo ti serve quel coglione della V? Il coglione ha delle informazioni che mi servono. E mi servono in fretta. Ma perché non mi ha detto che sapeva di Nash? Rogue, meglio non chiedersi cosa le passi per la testa. Quella stronza mi sta davvero sul cazzo!
Senti, lascia perdere Rogue. Non capisco che cazzo te ne freghi di lei. Perché mi servono i soldi? Non farti prendere per il culo. Non è l'unica fixer in città. Eppure tu sei qui solo perché ti manda lei. Ma io non mi sto lamentando. Tu non la conosci, per niente. Ti ha detto che è stata lei a farmi lavorare con Nash? Forse si è dimenticata di dire che Nash è un Raffin Shiv. E tu non ti sei accorta che Nash era un Raffin? No, il bastardo non mi ha mostrato il suo distintivo da Shiv. Non tenevi d'occhio la gente della zona? I Wright, giusto? Finora saltavano solo i trasporti corporativi sull'autostrada 64. Vedo che sai di cosa parli. Sangue nomade. Avrà avuto i suoi motivi. Ma non mi dire. Rogue non apre mai la bocca senza aver prima valutato i pro e i contro. Sa sempre cosa dire e cosa tenere per sé. Bene, guarda un po' che abbiamo qui. È un fantasma oppure ho bevuto troppo? Fanculo anche a te. E lei chi è? La mia babysitter. Vi, questi sono Scorpion e Mitch, due vecchi amici. Se non avessi perso la merce e l'auto, non ti servirebbe una babysitter. Sta zitta, Vi. Stai scherzando? La tua fantastica Thornton ha tirato le cuoia. Le avrà tirato il collo a Night City. No, l'hanno rubata. Cazzo, chi si è permesso? Non importa, me la riprenderò presto. Per questo sono qui. Ci serve aiuto. Per cosa? Di che parlate? I Raffin hanno fottuto Panam. Dobbiamo fargli capire che hanno sbagliato. Quanto ti hanno fottuto? Abbastanza da convincermi a assorbire le vostre stronzate. Sai che faremo di tutto per te. Ma ora non possiamo. Sul serio? Non mi aiutate? Il vecchio ci ha detto di restare qui a sistemare quei generatori. Le batterie sono andate. I generatori? Non mi aiutate per dei cazzo di generatori? Cos'è, uno scherzo? Ci servirebbe il vostro aiuto. Stavolta no. Serviamo qui. Non ci credo. Quindi ve ne state qui a cuccia perché l'ha detto Saul? Non ve ne frega un cazzo di me? Panam. Non è per Saul, è per il clan. Lo sai. Ascolta, non possiamo lasciare il campo. Ma Saul non ha detto niente sull'equipaggiamento. Ok. Bene, mi serve il tuo fucile. E un po' della mia roba. Prendi tutto quello che vuoi. E cerca di stare attenta. Grazie, ragazzi. Prendo la roba e tolgo il disturbo. Dovrai accontentarti di me. Mm-hmm. Sei delusa? Non so. Forse un po', sì. Ehi, Panam. Ti fermi un po'? No, me ne vado tra poco. Parliamo la prossima volta. Ciao, Panam. Hai portato qualcuno di nuovo? Saul, lo sa? Non sono affari tuoi, Bella. Mi aiuti con questa? Cosa c'è dentro? Un po' di roba che dovrebbe farci comodo. Prendila. Ok, è tutto. Andiamo. Ti sei chiarita con Saul? Torni da noi.
Tanam! Poi passi da me, tesoro. Un'altra volta, Ellie, promesso. Allora, me ne vado. Sì, sì, su, dai, muoviti. Fatti sentire qualche volta. Tienila d'occhio, Vi. Buttala dentro. Possiamo andare. Salta su. Mitch e Scorpion sembrano a posto. I migliori amici che una ragazza possa avere. Sarei rimasta anch'io se fossi stata nei loro panni. Fanculo solo i generatori, però. Il clan prima di tutto. Ma non ne faccio più parte. Ti considerano ancora una di loro. Tengono molto a te. Mm-hmm. Tu hai qualcuno che ti sta a cuore? Non ho questa fortuna. Capisco. Quei due erano militari? Scorpio e Mitch? Sì, panzeristi. Hanno combattuto per soldi nell'ultima guerra. Panzeristi? Pilotavano quei cargo enormi? Scorpion pilotava, Mitch era nella sicurezza. Hanno rimediato degli impianti bellici da urlo e incubi ricorrenti davvero incasinati. Rocky Ridge, un buco polveroso in mezzo al nulla più assoluto. Gli abitanti si sono trasferiti a Night City o se ne sono andati e basta. Allora sai tutto quello che c'è da sapere. L'intera zona era in attesa che venisse costruita un'estensione dell'autostrada. Doveva ridare vita alla città. Ovviamente non è successo. Quante città fantasma ci sono in giro? Centinaia? In tutto il paese? Migliaia. L'altro giorno stavo guidando sulla I-80. Basta fermarsi un attimo quando fa buio e non c'è nessuno in giro. È lì che lo senti. Cosa? Il vento che soffia tra le assi che sbarrano le finestre. I rami che rotolano sulla terra secca. È così che muoiono le città. Non con uno schianto, ma con un sussurro. Un lamento. Ok, siamo arrivate. Che facciamo? Ci prepariamo a dare il benvenuto ai Raffin. E abbiamo poco tempo. Ci toccherà improvvisare. Diamo un'occhiata in giro. Cerchiamo qualsiasi cosa ci possa servire. Rocky Ridge non potrebbe essere più... È tutto a pezzi, non funziona niente.
Allora, trovato niente? No, niente. È tutto staccato. Ci inventeremo qualcosa. I Raffen arriveranno qui col buio. E noi gli faremo trovare una bella sorpresa. Ci serve solo un po' di corrente. Controlliamo i trasformatori. Ok. Ho trovato gli interruttori, ma non hanno corrente! Non preoccuparti! Vieni giù! So come sorprendere quei bastardi! Bene, allora. L'incrocio prende corrente da quei trasformatori, giusto? Il quadro elettrico sul tetto. Attiviamo l'interruttore lì e tutto si accenderà come a Natale, ok? Quindi, un buon vecchio diversivo? Ci hai preso. Primo, non sappiamo quanti sono. E secondo me non saranno pochi. Secondo, dobbiamo creare un varco per arrivare alla mia auto. Se sono in gruppo la vedo dura. Quindi prepariamo un bello spettacolo all'incrocio? Sì. Diamo un po' di vita a questa vecchia città polverosa. Appena vedranno le luci andranno a controllare chi, come e perché. Boom. Sì. Prima accendiamo il terminale di sotto. Il quadro sul tetto è un rottame inutile senza quello. Forza, diamogli una botta con la batteria della macchina. Dovrebbe bastare. Aspettami alla sottostazione. Vengo lì con l'auto. Il pannello sembra in buono stato. Bypasso il circuito e collego l'alimentatore. Dovrebbe funzionare tutto. Dobbiamo solo dare corrente. Prendi i cavi dal bagagliaio. Lo facciamo partire con la batteria dell'altro. Cavo rosso collegato. Dammi un secondo, devo attaccare tutto qui. Fatto. Ora quello nero. Ormai è andata. Ma questa vecchia carretta ha fatto il suo dovere. Ok, ci siamo adesso. Accendi il terminale dentro e quando hai dato corrente, sali su quel tetto. Va bene. Io mi sistemo sulla torre. Avremo tutto l'incrocio su un piatto d'argento. Accendi gli interruttori quando ti do il segnale, capito? Sì, signora. Adesso il quadro a corrente. Grande! Ci sarà da divertirsi all'incrocio. Mettiamoci in posizione. E ora aspettiamo. Ricordati, appena li vediamo, dai corrente. Capito. Coprimi nel caso. Certo. Ecco che arrivano. Con la mia torna, la vedi? Difficile non notarla. Prendiamoli di sorpresa.
di fare piano. Se succede qualcosa, inizio a bersagliarli, ok? Perfetto. Dov'è quello stronzo di boss? Voi, aspettateli qui. Su, preparati. Diamo inizio alle danze. Sia fatta la luce. Prendi lo shuttle della macchina, ce l'ha l'autista. Cerca una con la pista. Quanto è esuberante. Thank you.
Spostati, guido io. Certo, certo. Lasciamo la guida ai professionisti. Finalmente. Eh? Niente male la carretta. Davvero da paura? Non mi sorprende che la rivolessi. È la mia bambina. Visto? Ce l'abbiamo fatta anche senza Mitch e Scorpion. Ascoltavi, non è ancora finita. No! Hai la roba, hai la macchina. Non ho preso Nash, che non era a Rocky Ridge. Il bastardo non è venuto. Panam. Ascolta, ho un piano. E non mi importa. L'auto e la merce erano quello che ci interessava. Ce li abbiamo. La sesta strada ci aspetta. Ascoltami, porca puttana. So dov'è il loro nascondiglio. Prenderemo la vecchia strada mai finita. Non se l'aspetteranno mai. Fidati. Va bene. Dov'è questo nascondiglio? A un tiro di schioppo da qui. Grazie, V. Quel bastardo di Nash. Mi fidavo di lui. È stato il mio primo socio dopo che ho lasciato gli Aldecaldo, quando sono arrivata a Night City. E avevo piena fiducia in lui. La vendetta non vale quasi mai il rischio. La ragione sull'istinto. Un punto di vista interessante, ma farò a modo mio. Pronta? Prendiamolo. Insistete! No!